fare questa ricetta ci serviranno quindi dei pavesini, del latte, della crema spalmabile alle nocciole e della farina di cocco. Poniamo ora i pavesini sul nostro piano di lavoro. Spalmiamo quindi la Nutella sul nostro pavesino. Chiudiamo con un altro pavesino. Con una pinza immergiamo il nostro pavesino nel latte e subito dopo nel cocco. Poi lo trasferiamo nel nostro piatto da portata. Voi, come me, non siete amanti del cocco, potete semplicemente saltare il passaggio dell'immersione e farli solamente bagnati nel latte. Se volete preparare una versione ancora più golosa, possiamo farcire entrambe le parti utilizzando da una parte la Nutella e dall'altra parte il mascarpone. E dopo averne preparato un giro con il cocco, ne vado a fare altri semplicemente bagnati nel latte. Quindi che prendo il mio pavesino, lo immergo nel latte, vado direttamente nel mio piatto. Ecco pronto il mio dessert. Non mi resta che conservare tutto in frigorifero fino al momento di servire. Credo sarà un'ottima merenda per oggi.